guardate quando siamo Keita, Umbro, Sergio Tacchini, sempre Sancho che batte, soliti area di rigore. Sul secondo palo a cercare Hummels, la prende Lautaro Martinez anticipando Witzel. Pallone Dortmund. Tocco fuori per Torgan Hazard, poi rimane Candreva, disturbato anche da Taylor. Torgan Hazard, Candreva riparte, solo maglia gialla attorno. Ma se ne infischia Candreva, che va ad attaccare tutto il Borussia Dortmund. Poi a un certo punto il campo termina. Questa per loro. Allora, grande Inter, pensiamo alle cose positive, dai, non facciamo i negativi. Ottima Inter, buona Inter, ottima no, buona Inter che tiene bene il campo con una squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di avere più caratura internazionale, hanno giocato più tempo in Champions League rispetto a noi, anche se non avranno mai la storia dell'Inter. Quindi una prestazione positiva, stiamo vincendo. Lautaro Martinez, forse il mio più grande abbaglio quando lo criticavo, e io lo ammetto quando sbaglio, ammetto. E note, allora, e Witzel, per chi è cultore dei film di un certo livello, e Rembrandt di The Warriors, I Guerrieri della Notte. Il loro allenatore è Claudio Baglioni. L'arbitro è Cucciolo dei Sette Nani, un bastardo pezzo di bravo ragazzo. Pezzo di feci. Poi chi abbiamo visto prima di profilo? Candreva, chi assomigliava a Candreva? Roberto Benigni, tutto quello che Candreva senza barba e Roberto Benigni. Per il resto, ragazzi, io Godin non lo farei giocare neanche in primavera. Mettiamo Skriniar a fare il suo ruolo, o il suo semiruolo a destra e non a sinistra, che va in difficoltà. E mettiamo Mister Brufolo Bastoni. Per il resto, se l'Inter avesse un essere umano, non un calciatore, un essere umano al posto di Gagliardini, Passaggini, Carla Flacci, e un giocatore di calcio al posto di Asamoah, che ha paura di andare a chiudere quando arrivano i cross da destra, ha paura di andare ad attaccare al Borussia, Andanovic, no, salva tutto. Poi Candreva la rimette al centro, dove ci può stare solo un giocatore del Borussia Dortmund. Dai, è finito il primo tempo, quindi se avessimo già un essere umano, un non ameba come Gagliardini a centrocampo, e una un essere umano di qualsiasi colore al posto di Asamoah, saremmo già una squadra che poteva anche vincerlo questo girone. Però è solo il primo tempo, dimmi. È solo il primo tempo. No, solo il primo tempo, devi dire il voto a Lukaku. Solo il primo tempo. Lukaku, primo tempo 5 perché ha fatto poco, 5. Però... sì, il primo tempo 5. Ah, 5. Poi primo... sei diviso 2, 2 e mezzo. Dopo, se fa cagare, se fa cagare il secondo tempo, però 2 e mezzo. Non vuol dire che ci piace Icardi. Non ci piace Lukaku. No, vogliamo già più bene a Lukaku. Quello sì, va bene, mi dispiace, però è un tarallo. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Il Borussia c'è da dire ben poca cosa. Quindi andiamo a fare il 2-0. Forza Inter, iscrivetevi e attivate la campanella. Allenatore del levati il cappello. Lukaku è scarso veramente. Evviva CM Punk. Qua può andare Lukaku a WrestleMania, fa un macello alla Royal Rumble. Iscrivetevi, se andiamo per fare un video serio dove analizzeremo la partita a fine partito. Così.